Con oltre 200 giocatori per torneo provenienti da ogni parte d'Italia, Fano torna ad essere la capitale degli scacchi. Dopo il successo delle prime quattro edizioni, tornano dal 10 al 12 aprile prossimi i campionati italiani Rapid, Lampo e Semilampo, caratterizzati da un gioco veloce e spettacolare. La manifestazione, che si svolgerà alla Tenso Struttura Palagei, messa a disposizione dal partner Marina dei Cesari, è stata presentata questa mattina dall'assessore al turismo Stefano Marchegiani, da quello allo sport Caterina Del Bianco e dal presidente del circolo Scacchi Fano Dario Pedini. Il presidente ha sottolineato i pregi sportivi, turistici e la grande visibilità per la città di Fano a livello nazionale e internazionale, ma anche i benefici che può apportare a tutte le fasce di età, dai più piccoli agli anziani, come metodo per tenere allenata la mente e ritardare o ridurre i rischi di malattie come l'Alzheimer. I benefici sono di due tipi: uno comportamentale, perché sviluppa l'attenzione, la concentrazione e la disciplina, e direi anche il rispetto delle regole della legalità, e dall'altro invece da un punto di vista mentale, apportando benefici di che tipo? Ad esempio il calcolo matematico, l'analisi delle varianti, la pianificazione strategica ed organizzativa e poi anche la gestione dei rischi e del tempo, che sono due componenti delle partite di scacchi in torneo. All'evento non mancheranno i grandi maestri della nazionale maschile e femminile. Il torneo di Fano si conferma come la manifestazione con maggior montepremi in Italia. Quest'anno sarà di 18.000 euro, una parte in denaro e una parte in natura, come elettrodomestici, una scacchiera in marmo e gioielli. A confermare il suo contributo è stata l'amministrazione cittadina, che sosterrà anche la Colle Marathon e il torneo internazionale di tennis. Questo è un evento veramente che rende Fano una capitale scacchistica. E quello che rimprovero ai fanesi, che in pochi lo conoscono, quindi è un invito a partecipare alla Tre Giorni qui a Marina dei Cesari, perché lo sport degli scacchi è veramente affascinante. Come dicevamo oggi, veramente i ragazzi si abituano a ritornare al gioco degli scacchi e non quindi ai videogames o al computer o alla TV, quindi è una capacità di intelletto che ti viene fuori insieme agli scacchi. Noi ci teniamo molto a lavorarci anche con le scuole. Io ringrazio veramente Dario Pedini, che oltre ad essere un organizzatore è anche un grande campione, torna da una manifestazione sportiva, quindi porta il nome di Fano in giro per il mondo. E questo degli scacchi è un evento internazionale e ci tenevamo a sostenerlo con una piccola cifra, mi rendo conto. Assieme agli scacchi c'è il torneo internazionale di tennis che si svolge a luglio e la Colle Marathon che si svolgerà il 3 maggio. Quindi questi sono gli eventi che il Comune ha scelto di sostenere.